Abbiamo appena appreso della vittoria di Emanuele Ramella Pralungo, una conferma importante, tra l'altro insomma condivisa da moltissimi amministratori del territorio, nuovo presidente della provincia. Lei insomma in qualità di segretario del Partito Democratico immagino stia esultando. Beh, è un risultato che ha avuto del miracoloso, perché un anno e mezzo fa si partiva da condizioni che non davano neanche la possibilità di giocarsi questo tipo di partita. È stato bravo Emanuele Ramella, che ha costruito comunque un programma e quindi un'elezione non su un dato di appartenenza, ha saputo chiaramente dimostrare in questi ultimi anni davvero una vicinanza agli amministratori e ai sindaci, e questo gli è stato riconosciuto. Il dato politico è che comunque il centrodestra ha perso anche sui territori, quindi non è stato il capoluogo da solo determinante questa vittoria. Qui ci sono delle valutazioni che adesso andranno messe insieme rispetto al dato del Consiglio, ma il dato dimostra anche che c'è una trasversalità su un programma e quindi anche alle liste che hanno appoggiato la candidatura del Presidente Ramella, va considerato anche questo, la lista dei moderati che ha comunque permesso a Emanuele di arrivare a questo importante traguardo, quindi è sicuramente una giornata di festa. I fatti evidentemente si vincono. Sì, credo che soprattutto nelle amministrazioni come quella provinciale, che è un ente di secondo livello, cioè non è direttamente votata dai cittadini, ecco, in questo caso gli amministratori sanno l'importanza di avere una figura che come in questo momento può governare meglio i fondi del PNRR, che è capace a mantenere comunque una rotta come ha fatto Emanuele Ramella anche nei momenti difficili di Covid. Insomma, credo che venga premiata questa al di là dell'appartenenza partitica.